Buongiorno amici, benvenuti a tutti dal calendario. Oggi un video veramente strano, ma magari può essere efficace per qualcuno di voi. Ho scoperto una cosa sensazionale, almeno così dicono, e adesso vi farò vedere che cos'è per non russare la notte, così almeno se noi russiamo non diamo posto degli altri, ma se gli altri russano, pacchete, mettiamo questa cosina e riusciamo a dormire sonni tranquilli. Almeno questo è quello che dicono. Che cosa si tratta? Si tratta di Nose Clip, ok? Che cos'è? Lo vediamo subito qua. Trovate sempre il link in descrizione, sempre sotto il video. Cliccate sopra, vi porta, cliccate, comprate, fate quello che volete. Ma andiamo al dunque. Il prezzo varia da 10 euro a 40. Ok, perché? Non lo so, non me l'ho detto perché non ho idea. Forse qualcuno è originale, qualcuno no, non lo so. A me sembrano tutti uguali e quindi togliamo via così. Allora, molto piccolo, ha una custodia, scusatemi, mi sono incespicato, ha una custodia, vedete, è piccolissimo, ok? Che cosa è e che cosa fa? Allora, è una specie di anello molto piccolo con dei magneti in punta. Questo anello con i magneti va messo dentro il naso, questa volta così si parla, così? No, non è vero, va messo nel naso, ma si parla normale, stavo scherzando, e con i magneti, in teoria, cosa fa? Alla notte noi quando ci addormentiamo e siamo collegati, il flusso dell'aria, diciamo così, passa meno, non so perché, perché forse i muscoli si rilassano, non sono medico, io vi dico cosa ho letto, e quindi diciamo che l'aria passando di meno fa il rumore, appunto, questo qua, russare, quindi perché passando meno aria, sforzando, fa questo rumore. Con questi magneti, in teoria, tiene le vie respiratorie più aperte e quindi il flusso dell'aria è normale come quando siamo svegli di giorno, di notte che sia, comunque quando siamo svegli, e in teoria non dovrebbe far russare. Funziona? Non funziona? Va soggetto? Non va soggetto? Non lo so. Lo proviamo, lo guardiamo. Ok, guardate qua, tipo, vedete, in plastica, ok, così. È veramente molto piccolo, ve lo faccio vedere. Allora, questa è la custodia, questo vediamo se mette a fuoco, voilà, guardate com'è piccolissimo. Potrei farlo vedere con una moneta, ecco qua, una moneta, questa da 10 centesimi a fianco, eccolo qua, tracchete, ok, quindi vedete, è veramente molto piccolo. Perfetto, vedete che ha i due magneti, è in silicone, quindi si piega senza per paura di romperlo. E detto questo, ho detto tutto, e sì, è calamitato, vedete i magneti, vedete come è calamitato, vedete che si attacca lì. Quindi io vi lascio nel dubbio, o forse no, chissà. Intanto momentaneamente faccio un pisolino, ci vediamo al prossimo video. Oggi un po' cortino questo video, potrebbe essere utile a qualcuno. Oh, io devo dire che oggi ho avuto una giornata molto pesante, e quindi... Ah, sì, scusate. Si può anche lavare?